manifestazione, una festa, un momento di gioia. Tutto questo è stato il ritorno della Meari di Giancarlo Siani a Torre Annunziata, il giornalista del Mattino ucciso brutalmente all'età di 26 anni dalla camorra. Oltre 3.000 persone tra studenti, semplici cittadini e forze dell'ordine hanno sfilato dietro l'auto verde del giornalista guidata dai suoi colleghi. Una giornata lunga, iniziata intorno alle 9, quando nell'aula magna del liceo Pitagora Croce c'è stato un dibattito tra i ragazzi e le autorità politiche e militari. Presenti il sindaco Giosuè Starita, il procuratore Armando D'Alterio, il maggiore dei carabinieri Michele De Riggi, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Carmine Virno, il vicequestore della Polizia Vincenzo Gioia, l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini. Dopo la visione di un breve filmato sulla vita del giornalista, significativi sono stati gli interventi di coloro che quotidianamente combattono le mafie. Emozione fortissima non solo per coloro che hanno avuto l'opportunità di guidare l'auto di Siani, tra cui il nostro direttore Gennaro Cirillo ed il caporedattore Francesco Ferrigno, ma anche per lo stesso Paolo Miggiano, coordinatore della Fondazione Polis, che è stato presente per intera giornata, e per l'assessore Antonio Erlando. Una volta giunti all'istituto comprensivo Parini-Rovigliano, Miggiano ha espresso tutta la sua gratitudine per la città. «Grazie veramente per questa giornata di festa», ha detto. «Prima di lasciarvi però ho da esprimere solo un mio pensiero e mi rivolgo ai tanti bambini qui presenti. Siani per tutti noi è stato un maestro, un buon maestro così come quelli che avete nelle vostre scuole. Non serve solo una grande festa per cambiare le cose, ma anche un impegno giornaliero costante seguendo i consigli dei vostri maestri di vita. Sapete quanti siamo in Italia? 50 milioni e i camorristi molti di meno. Questa battaglia la dobbiamo vincere noi». «Dall'inizio della mia carriera, ha detto il procuratore della Repubblica D'Alterio, mi sono occupato di mafia fino a quando, per motivi personali, chiesi di essere spostato in un altro settore. Dagli omicidi sono passato alle piccole liti familiari, un mondo completamente nuovo. Poi un giorno un ragazzo di 18 anni mi fece cambiare idea sul mio lavoro, dicendomi: "Perché non torni ad occuparti di mafia?". Quel ragazzo era mio figlio e quel giorno mi ha dato speranza per tutti i giovani. Noi ci mettiamo l'impegno e la voglia di fare, ma per riuscire in quello che ci prefissiamo abbiamo bisogno di tutti, dai più piccoli ai più grandi. Torre Annunziata ha dimostrato che Giancarlo Siani non è morto invano e soprattutto che non è stato dimenticato. Giancarlo vive ancora e l'auspicio è che ogni persona che ha partecipato oggi alla manifestazione, specialmente i più piccoli, possano avere come esempio la sua qualità migliore, ovvero il coraggio di non fermarsi mai davanti a niente.